Alleluia, pace Alleluia, a tutti. Pace. Benedizioni abbondanti. Dio vi benedica. Stavamo considerando il Salmo 121, come Dio promette qui che non lascerà vacillare il nostro Alleluia. Piede, il tuo piede non vacillerà. Vacillare significa chiaramente trabollare, significa tremare, significa andare di qui di lì, non essere stabile. Ed è giusto per la riflessione, Alleluia. In quanto in questo mondo niente è stabile. Tu ti alzi la mattina, magari ti alzi con una febbre, ti alzi con un problema, ti alzi la mattina e ti alzi con una preoccupazione, ti arriva una chiamata, e sai tante cose che devi affrontare. Dobbiamo affrontare il male, dobbiamo affrontare la morte, dobbiamo affrontare le sofferenze, dobbiamo affrontare. È una realtà, è una realtà, però li vogliamo vincere, perché Alleluia. Qua Dio ci promette che noi possiamo vincere tutti i problemi che ogni giorno affrontiamo. È inutile così voler nascondere la realtà. Però dice Dio che io ti proteggerò da ogni mal, perché non domino su me. È inutile ricorrere al denaro, è inutile ricorrere adesso, anche se sono cose importanti da avere per fare tante cose. Però, fratelli, immaginiamo cosa ci può fare dinanzi a un problema, a una malattia, a una sofferenza, a un problema affettivo, il denaro. Invece Dio risponde a tutti i tipi, e Dio ti vuole promettere stamattina per te protezione. Dice: alzerai gli occhi ai monti, mi troverai sempre disponibile. La disponibilità di Dio, il mio aiuto sarà per te. Io ti aiuterò, io ti fortificherò, io ti rafforzerò, io ti guiderò, non permetterà che il tuo piede vacilli. Quindi è Dio che guarda il nostro cuore dalla tentazione, è Dio che guarda il nostro cuore da tante con la sua ombra, cioè la sua benedizione, il suo rifugio. Se noi rimaniamo nella sua presenza tutti i giorni, ci proteggerà. Alleluia. La nostra vita ci proteggerà, il nostro uscire e il nostro entrare. Ora e per sempre. La sicurezza è che qui noi saremo sempre aiutati, soccorsi da Dio, benedetti, guidati dal Signore, e poi saremo nel rifugio eterno con Dio per sempre nel cielo. È Alleluia. Proprio così, l'arma vincente Alleluia. Per Alleluia. Avere Dio e l'aiuto di Dio è la preghiera. E il Signore ci ha insegnato a pregare in ogni tempo. Quando noi pieghiamo le ginocchia, facciamo tremare il diavolo. E il Signore ci ha Alleluia. Detto: grazie, cercate e voi troverete, picchiate e vi sarà aperto. Non Alleluia. Temiamo, fratelli e sorelle, Dio ci ascolta, e quando ci vede che lo invochiamo e preghiamo a Lui, mettendo davanti a Lui qualsiasi Alleluia, cosa, che sia una Alleluia. Malattia, un problema, un gigante, una difficoltà, vedremo Amen. La sua sì, mano Gesù. Stesa Grazie. Su di noi Grazie, per Gesù. Ricevere il miracolo da Dio. Non ci dimentichiamo sì. che Lui è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. I miracoli avvengono ancora, e se noi continueremo a credere, vedremo la soluzione ad ogni nostra difficoltà. Amen. Benedizioni Alleluia. Abbondanti per tutti lui voi. Lui è il creatore del cielo e della terra. Amen. Lui è il mio, il tuo creatore. Alleluia. E Lui ci vuole Grazie, aiutare Gesù. Lo può fare, perché è l'onnipotente. Amen. Amen. El Shaddai, pace.